Amici di Trescalt, ciao a tutti, sono sempre dietro il mio volante supersonico in notturna, di fianco a me non c'è Prince, sono da solo. Ragazzi, voglio parlarvi di una cosa, ma quanto è brava Margot Robbie. Ragazzi, è bravissima, noi l'abbiamo vista ieri sera, abbiamo visto un film in anteprima bellissimo che ci è piaciuto un casino, ovvero I, Tonya di Craig Gillespie, storia vera, verissima dell'ex patinatrice sul ghiaccio Tonya Harding, che si fu al centro di uno scandalo nel 94 incredibile, dove la sua connazionale, amica Nancy Kerrigan venne colpita al ginocchio, si infortunò, insomma la colpa venne data alla Harding, quindi ci fu un processo, eccetera eccetera. Il film è un biopic, ma un biopic molto molto originale, perché è un biopic che un biopic cattivo, bello, sporco e cattivo, e quanto ci piace la cattiveria nei film. Il film è diretto da Craig Gillespie, che ha diretto tempo fa Lars è una ragazza tutta sua con Ryan Gosling, e anche diversi film un po' più commerciali come il remake di Fright Night, il vampiro della porta accanto. Qui invece fa un po' il Martin Scorsese della situazione, sempre con i dovuti paragoni, perché realizza un film con lo stile scorsesiano, ovvero grande, grande ritmo, un grande montaggio molto molto frenetico, a volte l'attore rompe il muro della quarta dimensione, quindi insomma è un film che è divertentissimo da guardare, bello da guardare e anche bello da ascoltare, perché c'è una colonna sonora pazzesca, molto anni 80-90, quindi anche le orecchie ne godranno. E niente, Margot Robbie, dicevamo prima, è un'attrice meravigliosa, in questo film fa una parte straordinaria, in un paio di momenti veramente riesce a trasmettere una serie di sensazioni e di emozioni veramente intense, ma anche il resto del cast non è da meno, tra cui Alison Janney, meravigliosa, che interpreta la mamma di Tonya Harding, questa mamma dittatrice, apatica, insensibile, che non riesce ad essere una madre carina, gentile, ma è veramente una pietra. Straordinaria, vincerà l'Oscar, ragazzi, lei vincerà l'Oscar. E anche un sorprendente Sebastian Stan, che si sveste dai panni del soldato d'inverno della Marvel e realizza questa parte molto, molto interessante, anche molto divertente, del marito di Tonya Harding. Il film, dicevamo, è divertentissimo, è una black comedy pazzesca, in stile anche Fratelli Coen. I personaggi sono veramente tratteggiati come i personaggi dei Fratelli Coen, la stupidità del male. E quindi, ragazze, che dite? Che dire? Andatelo a vedere, il film probabilmente uscirà a marzo in Italia, non sono sicuro. Però, ragazzi, andatelo a vedere, è un film pazzesco. Io mi sono divertito molto e devo dire che mi ha sorpreso tanto. I, Tonya di Craig Gillespie, ragazzi. Il consiglio di Trescalt è questo. Vi mando un bacio, io continuo il mio viaggio e ci vediamo presto. Ciao! Pa 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 p